Bentrovati amici telespettatori a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Marsala nei confronti di Michele Angelo Ricata, re della ristorazione alberghiera, al quale sono state confiscate proprietà mobili e immobili per 127 milioni di euro. Sentiamo Lorenzo Anfuso. Una famiglia che si era costruita illecitamente il proprio impero personale, frodando per centinaia di milioni di euro il fisco e i fondi comunitari. Maxi sequestro a Marsala da parte delle Fiamme Gialle, il più imponente per pericolosità fiscale su scala nazionale nei confronti del 52enne Michele Angelo Licata, imprenditore leader della ristorazione alberghiera marsalese. Beni mobili e immobili per un valore complessivo di 127 milioni di euro gli sono stati sottratti su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, dopo le indagini condotte dalla Procura di Marsala. Sequestrate 10 società e 3 ditte individuali, tra cui alberghi, sale ricevimento, resort, ristoranti e stabilimenti balneari a Marsala e a Pantelleria, oltre a 75 fabbricati, 257 terreni, 23 autoveicoli e 71 conti correnti bancari da circa 6 milioni di euro. Un vero e proprio tesoro accumulato, secondo la Procura marsalese, nell'arco degli ultimi 20 anni, riuscendo anche a distruggere la leale concorrenza nel settore turistico-alberghiero. Già lo scorso aprile, Licata era stato raggiunto da alcuni provvedimenti di sequestro proprio mentre cercava di nascondere i propri conti tramite bonifici in favore di parenti ad oggi non indagati. Stangata da parte della DIA nei confronti di Giuseppe Faro, imprenditore catanese vicino al clan La Rocca e alla Cosca Santa Paola. Confiscati al noto costruttore edile beni dal valore di 7 milioni di euro. Sentiamo Gaia Di Giorgio. Era ritenuto vicino al clan La Rocca, affiliato alla Cosca Santa Paola, ed in passato era stato nel mirino della DIA, scontando condanne per i reati di stampo mafioso. La Direzione Investigativa Antimafia di Catania ha sequestrato beni in Sicilia e in Veneto, pari a 7 milioni di euro a Giuseppe Faro, imprenditore edile 58enne di Palagonia, nel Catanese. La sezione misure di prevenzione del Tribunale Etneo ha disposto il sequestro di aziende, terreni, appartamenti, automezzi, quote societarie e numerosi rapporti finanziari, bancari e postali. Le indagini che hanno portato ad apporre sigilli al patrimonio dell'imprenditore sono state coordinate dal procuratore di Catania Michelangelo Patanè. Dalle indagini della DIA di Catania è stato possibile, inoltre, riscontrare come Faro, dopo aver costituito imprese e società operanti soprattutto nel settore dell'edilizia, abbia preferito delegare a moglie e figli il compito di incrementare il patrimonio di famiglia, investendo e acquistando immobili a loro nome. Già in passato l'imprenditore era stato condannato a 3 anni di reclusione per il reato di estorsione in concorso con l'aggravante mafiosa. Avevano nascosto 2 chili di cocaina nel vano motore. Arrestati Concetta Cangemi, di 63 anni, e Nino Vittorio Tripodi, di 51, i due corrieri della droga, fermati dalla polizia alla rotonda di Via Oreto, a Palermo, e ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, dopo essersi accorti della presenza della vettura della polizia, avrebbero cambiato direzione della carreggiata autostradale, attirando così l'attenzione degli agenti. È stato grazie al cane Dream che è stato possibile trovare la droga nascosta dietro un pannello ricavato nel vano motore. Adesso ci fermiamo qualche istante per la pausa pubblicitaria, restate con noi. Vuoi aggiungere le tapparelle alla tua veranda? Con SEAR puoi farlo. In una sola giornata la tua veranda diventa fresca in estate e calda d'inverno. Con SEAR puoi farlo. SEAR apre il tuo mondo, chiude la tua casa. SEAR è a Palermo, in Cortile Biondo. Un angolo di paradiso incontaminato. Tra storia e natura, questo è il magnifico scenario della Valle dello Jato, dove è immerso l'Agrile Lea Spa, Casale del Principe. Uno spazio per i sensi, il corpo e la mente, dove ogni momento è un prezioso rituale. Dai trattamenti estetici e percorsi benessere, alla tradizione della nostra cucina genuina e rigorosamente biologica. Agrile Lea Spa, Casale del Principe. Sapremo stupirvi, regalandoci emozioni. Tennis Club Valle Jato.
scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità, un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Telefono 091 50 78 970. 340 50 95 017. Tennis Club Valle Iato, il tuo circolo del tennis. Bentornati in studio. Stasi perenne nel PD siciliano, che non riesce a sbloccare il contorto ingranaggio creato dalla scelta di Luisa Lantieri in giunta regionale. Ancora vacante il posto di capogruppo all'ARS, che intanto deve riprendere i lavori d'aula. Sentiamo. Congelamento totale dei lavori all'ARS e non per le sopraggiunte temperature invernali, ma per il vuoto creato dalle frizioni e lotte intestine al PD siciliano. Ancora senza capogruppo i democratici di Sala d'Ercole, con il nulla di fatto di ieri notte sfociato in una votazione alle 2, senza che un nome sia venuto fuori in maniera decisa. Si prefigura un testa a testa sino all'ultimo tra Luca San Martino e Alice Anselmo, arrivati in volata alle urne ma con 9 voti a 7 e 5 schede bianche all'ultima votazione, non raggiungendo dunque il quorum per la nomina. Intanto, però, i lavori all'ARS devono necessariamente riprendere e le commissioni devono essere ricomposte. A rappresentare il PD ad interim nella seduta di quest'oggi è stato il presidente del partito, nonché neoassessore all'agricoltura, Antonello Cracolici. Il caso Lantieri tiene ben salde le distanze nella maggioranza, ma fin troppe sono le problematiche che l'amministrazione Crocetta è chiamata a risolvere. Fra tutte, quella del bilancio, che la giunta regionale avrebbe dovuto presentare il 30 settembre scorso. A ruota, la condizione precaria degli enti regionali è quella delle imprese creditrici della regione. A distanza di un anno torna in aula Valentina Pilato, la donna che avrebbe gettato la propria figlia in un cassonetto subito dopo averla partorita. Secondo il medico, la piccola era già morta prima di essere stata gettata nel cassonetto. Sentiamo. Era stata trovata morta dentro un cassonetto nel novembre del 2014, probabilmente perché frutto di una gravidanza indesiderata. Oggi, a distanza di un anno, si prova a ricostruire la dinamica del caso Pilato nel tentativo di fare luce sulla morte della neonata. Ascoltato dalla Corte d'Assise, il medico dell'ospedale civico, Marcello Vitaliti, che aveva esaminato il corpo della piccola gettata dalla madre, Valentina Pilato, in un contenitore dei rifiuti di via Ferdinando di Giorgi a Palermo. Sarebbe morta almeno 2 ore prima di essere gettata nel cassonetto. Questa la dichiarazione del medico in aula. Valentina Pilato, in carcere dallo scorso febbraio, sostiene di aver creduto che la bimba fosse nata morta e per evitare di far esplodere lo scandalo in famiglia l'avrebbe gettata nel cassonetto dopo averla chiusa in una sacca. Durante le prime fasi delle indagini si era ipotizzato che la piccola fosse morta in ambulanza prima di arrivare in ospedale. Per la donna accusata di omicidio volontario, l'avvocato aveva richiesto la scarcerazione, un'istanza accolta dalla Corte di Cassazione che avrebbe annullato con rinvio la custodia cautelare in carcere disposta dal riesame. E cambiamo argomento. Un 25enne pakistano è stato fermato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo perché è ritenuto un presunto terrorista. L'uomo, diretto verso Parigi in possesso di documenti falsi, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Vediamo. Fermato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo perché sospettato di essere un potenziale terrorista. È finito in manette il 25enne pakistano Aslam Temur, diretto da Palermo a Parigi, è trovato con un passaporto falso. Un arresto, quello degli agenti della Digos in Borghese e personale della frontiera aerea, frutto dell'attività dei controlli antiterrorismo intensificata dopo le stragi di Parigi. Il 25enne, a partire dal 2011, avrebbe alterato i propri dati anagrafici e usato almeno 2 alias, riuscendo così a fare la spola tra l'Italia e la Francia. Temur, rientrato passivamente dalla Francia in Italia 4 anni fa, fu poi espulso per ritornare quest'anno stabilendosi a Catania. Per lui l'accusa è di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Complimenti alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine sono arrivati dalla GESAP, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, che ha espresso il suo apprezzamento in una nota per l'intensa attività dei controlli antiterrorismo condotti dagli agenti dell'aeroporto di Punta Raisi. E voltiamo pagina. Riportare a nuova vita i beni pubblici, rilanciare l'economia e creare sviluppo economico. Questi gli obiettivi dell'iniziativa uscente dall'Agenzia del Demanio, che vedrà partecipare al progetto Fari 4 dei gioielli siciliani. Vediamo.
Il via al progetto Valore Paese Fari, l'iniziativa messa a punto dall'Agenzia del Demanio, che ha come scopo quello di riportare a nuova vita i beni pubblici per rilanciare l'economia locale e creare sviluppo economico. 11 fari di proprietà dello Stato sono stati concessi da 6 a 50 anni, di cui 4 sono presenti nel territorio siciliano. 4 fari che dimostrano che bisogna recuperare tutto quello che si può recuperare, quindi sono realtà che ci chiedevano gli italiani e che stiamo mettendo a disposizione. I requisiti sono i più diversi, vanno dal turismo, dalla cultura, da quelle che possono essere anche iniziative private, però quello più importante è rendere questi fari utili a chi l'individua come opportunità. Abbiamo chiesto quindi un aiuto al privato che possa fare questo lavoro e che nel frattempo faccia investimenti per ottenere un risultato anche a favore del turismo, a favore del lavoro di questi territori, in sostanza fare in modo che questi fari diventino un punto di riferimento di rilancio turistico e imprenditoriale per il territorio. Ci lasciamo qualche altro istante per la pausa pubblicitaria. Al nostro rientro in studio parleremo di sport, restate con noi. Oggi vi presentiamo qualcosa di veramente interessante. Vemacar, da più di 20 anni leader nel settore della vacanza itinerante, vi attende nella sua esposizione di via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Vemacar, vendita, officina, ricambi e store. Vemacar, comunicare per emozionare. Vemacar, per viaggiare verso i tuoi sogni. Vemacar, l'isola che c'è. Crediamo che il divertimento sia appena iniziato. Vemacar, perché il camper sia sempre un piacere. Vieni a trovarci in via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Ristorante Villa Antigone, per ritrovare il calore e l'eleganza che rievoca gli antichi sapori delle migliori tradizioni. Villa Antigone, qualcosa di più di un ristorante, la certezza di essere un gradito ospite. Villa Antigone, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti, meeting, cene di lavoro, banchetti, cocktail. Ristorante Villa Antigone, prenota per le festività natalizie e per uno splendido cenone di fine anno. Villa Antigone, in via Antigone 40A, a Partanna Mondello. Telefono 091 45 43 06. Tennis Club Vallejato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità, un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Telefono 091 50 78 970. 340 50 95 017. Tennis Club Vallejato, il tuo circolo del tennis. Bentornati in studio, siamo allo sport e il calcio. Si va verso il tutto esaurito per il big match di domenica del Barbera tra Palermo e Juventus. Attese quasi 30.000 persone, con le vendite che dureranno sino a poche ore prima del fischio d'inizio, quando però potrebbe già essere tutto esaurito. Vediamo. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro la Juventus, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Renzo Barbera. Al mattino gli uomini Davide Ballardini hanno sostenuto esercizi in palestra, mentre nel pomeriggio la squadra rosanero ha svolto esercitazioni tecniche, lavoro tattico per le parti, partite a tema in campo ridotto, tattica di squadra e una sfida finale a metà campo. Roberto Vitiello si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Uros Djurdjevic prosegue l'attività di riatletizzazione. Ballardini non dovrebbe cambiare tantissimo rispetto alla formazione mandata in campo contro la Lazio, quindi difesa a 4 con i due esterni che saranno confermati, Lazar e ovviamente Rispoli. Poi in mezzo al campo ci saranno probabilmente Goldaniga e Gonzales, Rigoni, Ilgemark e Jagliaro in mezzo al campo, con Brugman alle spalle di Vasquez e Gilardino. E prosegue a buon ritmo la vendita dei tagliandi per Palermo Juventus in programma domenica sera. Sono più di 10.000 infatti i tagliandi finora venduti nelle filiali, list ticket e su internet, oltre i 10.000 abbonati stipulati dai tifosi rosanero per la stagione in corso. Da oggi sarà attiva anche la biglietteria sud dello stadio.
Termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo alle notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Mai come in questo momento abbiamo sentito una vicinanza profonda con la Francia. Così il premier Renzi, dopo l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Hollande, impegnato nella maratona diplomatica per stringere la coalizione antiterrorismo. Siamo convinti che serva una strategia complessiva per la distruzione di Daesh, detto Renzi, ricordando l'impegno militare italiano in vari fronti. Auspichiamo un accordo globale con la Turchia, ha poi aggiunto. E Hollande ha intanto incassato il sostegno della Germania ieri sera alla cena con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che gli ha promesso fino a 650 soldati tedeschi in Mali. Il capo dello Stato francese incontrerà oggi anche il presidente russo Putin. Domani presiderà a Parigi la cerimonia per le vittime degli attentati del 13 novembre. Canti e danze hanno accolto stamane Papa Francesco al campus universitario di Nairobi, dove ha celebrato messa davanti a migliaia di fedeli. Nell'omelia Bergoglio si è rivolto ai giovani invitandoli a creare una società inclusiva priva di discriminazioni. Mai usare il nome di Dio per giustificare l'odio e la violenza, aveva detto in precedenza in Kenya, prima tappa del suo viaggio in Africa. La Russia non ha intenzione di rispondere in termini militari alla Turchia per l'abbattimento del jet, ma difenderà in modo più forte le operazioni delle sue forze aeree in Siria. A ribadirlo il rappresentante della Russia presso l'Unione Europea, Kisov, che ha parlato di ripercussioni negative sui rapporti bilaterali. Ieri Ankara aveva espresso rammarico e offerto le sue condoglianze. I ministri degli esteri di Turchia e Russia hanno stabilito un incontro di chiarimento nei prossimi giorni. Avvio debole per le borse europee, compresa Milano, che nelle prime battute guadagna circa lo 0,2%. In Italia occhi puntati sull'asta dei bot, mentre i mercati americani rimarranno chiusi oggi per il giorno del ringraziamento. Resta debole l'euro, poco sopra quota 1,06. Spread stabile intorno ai 96 punti base.